Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 7, episodio 80. Questa bloggata audio vi starò a sintetizzare una bloggata che in questi ultimi tempi ha avuto parecchio successo. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz contro Antoine Henri Jomini. Dunque, von Clausewitz nacque il 1 giugno del 1780 e morì il 16 novembre 1831. Fu un generale, scrittore e teorico militare prussiano, maggior generale dell'esercito prussiano, combattente durante le guerre napoleoniche e famoso per aver scritto il Trattato di strategia militare della guerra, pubblicato per la prima volta nel 1832. Tuttavia il testo non fu mai completato a causa della morte precoce dell'autore. Il testo fu terminato dalla moglie. Volumi infatti editi postumi per opera della moglie, tranne il primo libro che fu un'opera definitiva, mostrano una sistematicità e una profondità di pensiero che rendono attuale von Clausewitz anche a distanza di secoli. Della guerra è un'opera composta da 8 libri. Ora io in questa bloggata non ve ne starò a leggere o a discutere tutto, perché diciamo, se vorrete potrete andare a cliccare sul link che trovate in descrizione e approfondire praticamente tutto il tema. Mentre Antoine Henri Jomini fu un altro autore contemporaneo a von Clausewitz. Nacque nel 1779 e morì nel 1869. Jomini fu un banchiere, militare e storico svizzero e fece parte dello Stato Maggiore di Ney e Napoleone. Le tattiche non sopravvivono ai cambiamenti dei tempi e soltanto le strategie rimangono valide nel tempo. I principi enunciati da Jomini furono tratti dall'osservazione delle precedenti campagne militari, sia di Alessandro il Grande che Giulio Cesare, così come quelle di Federico il Grande e di Napoleone. Dunque, nel link che trovate appunto in descrizione sarete catapultati alla mia bloggata, dove un bellissimo video del Combat Study Institute in inglese illustrano appunto questi due elementi, diciamo, elementi di pensiero bellico di questi due grandi scrittori di guerra, che io vi invito a visionare perché obiettivamente è una lezione veramente veramente interessante. Se non avete le capacità dell'inglese per ascoltarvi la lezione, ascoltate brevemente questo podcast in cui io praticamente in pochi minuti cercherò di sintetizzarne i concetti. Dunque, per farla corta e breve, la teoria della guerra di Jomini. Che cosa vi posso dire? Saltiamo chi era Jomini, perché ve l'ho già detto, al limite lo potrete andare ad approfondire sulla mia bloggata. Le idee chiave di Jomini sono in parte vere e chiare quando l'oggetto della guerra è chiaro ed è ben definito, quando queste azioni permettono il raggiungimento delle condizioni di vittoria in ogni circostanza di guerra, che consistono appunto nella localizzazione con precisione i fronti destro, centrale e sinistro del nemico, paragonare le forze dello stesso con le proprie, quando è possibile attaccare energicamente sul fronte che si considera più debole. Successivamente, una volta vinta la battaglia, inseguire il nemico con veemenza. In montagna, invece, coprire il fronte con piccoli distaccamenti per reperire il nemico e per poterlo attaccare con il grosso delle truppe prima che questo si fosse ricompattato. Manovrare sempre in modo da tagliare al nemico le vie di rifornimento ed il contatto con le sue basi. Questi sono, diciamo, i principi generali di una campagna di terra, quindi del dominio della terra,
per, diciamo, battaglie pensate con una tecnologia del mitardo 1800-1850. Tesi di Giomini quindi sono deduttive, estremamente intriganti per chi studia la guerra, perché riduce ai minimi termini la dinamica guerreggiata, soprattutto rimuove il mistero della strategia e delle vittorie napoleoniche. Però ovviamente il pensiero di Giomini risente del tempo, perché con il cambiare degli anni, passare degli anni, il cambiare della tecnologia, dei sistemi d'arma, oltre al dominio della terra, quindi degli eserciti, poi si aggiunse il dominio del mare, il dominio dell'aria, il dominio cibernetico e poi il dominio dello spazio, dove chiaramente sono tutti domini dove il pensiero di Giomini praticamente perde terreno, o affonda nell'acqua, oppure in un certo qual modo ha difficoltà di sviluppare un pensiero più importante e strategico e profondo, come invece quello di von Clausewitz, che fu certamente un pensatore più complesso di Giomini. Nonché l'esperienza sul campo di battaglia che Clausewitz accumulò fu sensibilmente superiore a quella di Giomini, il quale fu solo un teorico dalla buona penna che visse praticamente di reddito i suoi 34 libri che ebbe a scrivere, prima di farne poi una sintesi sui principi della guerra. Ora andiamo a affrontare in breve sintesi la teoria di Clausewitz, von Clausewitz, che invece è veramente complessa e fornisce una serie di strumenti per l'interpretazione della guerra fredda, addirittura del XX secolo, quanto un po' di tutte le guerre. Von Clausewitz fu indubbiamente una mente brillante, contemplativa. Leggendo anche oggi in enormi, diciamo, una sua sintesi o comunque i suoi testi, indubbiamente si rimane stupiti del pensiero di quest'uomo. Dunque, per Clausewitz era fondamentale creare un esercito di popolo motivato e ben disciplinato, perché la classe nobile al tempo era numericamente troppo bassa. La migliore definizione della guerra fu data da Clausewitz: la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Questa definizione generalizza ogni tipo di conflitto, con l'eccezione della violenza gratuita perpetrata senza fini. La politica decide quando, diciamo, decide la mobilitazione delle forze armate e deve essersi in caso di guerra minima o totale. E ovviamente le alleanze hanno lo scopo appunto di rinsaldare un'alleanza o di frantumarla, quella del nemico. In Clausewitz il dinamismo della guerra è intrinseco nella teoria. Il piano della guerra è il movimento che necessita di manovra e di una logistica per sostenere lo sforzo in modo prolungato. In Clausewitz gli obiettivi di vittoria sono dinamici e cambiano con la reazione del nemico, il quale si adatterà nello scontro e nelle azioni della guerra, per cui dovranno cambiare anche gli obiettivi per il conseguimento della vittoria. Clausewitz fu il primo a introdurre il concetto di frizione. Se la guerra è movimento, è normale che nel movimento vi sia frizione. Questo è il pensiero astratto e deduttivo di Clausewitz. La frizione 1 è atmosfera della guerra, 2 è azione fisica dello scontro, 3 i pericoli, 4 intelligence militare. Se quattro dimensioni della frizione, pensate da von Clausewitz, fanno l'ambiente della guerra, dove la costante interazione delle due parti in combattimento determina un'escalation di forze coinvolte in azioni belliche. Il trend di tale interazione bellica conduce a ciò che Clausewitz nel XIX secolo ebbe a profetizzare come guerra assoluta, la stessa che nel XX secolo avrebbe potuto detonare se la guerra fredda fosse mutata in un conflitto atomico tra Patto di Varsavia contro NATO. Guerra che non è detonata a causa della frizione enorme che ne sarebbe scaturita, ed è proprio la frizione che è per Clausewitz anche un elemento calmieratore della guerra, tanto da impedire una guerra assoluta. Questo è il pensiero di Clausewitz, composto da un vecchio trucco filosofico: descrivere un corpo astratto che non esiste per poter approcciare e predire la realtà.
Per Clausewitz ogni soldato individuale conta, la paura è un pericolo ed anche questa è ritenuta frizione, un'usura psicologica delle truppe e produce danni psicologici, perché niente di quello che viene studiato nelle accademie militari prepara all'orrore che ne segue. Per Clausewitz la guerra è un processo che prima o poi sfugge dal controllo umano con operazioni sanguinose. Nei piani si pianificano azioni pulite, ma poi ad un certo punto accade sempre qualcosa, per cui l'operazione muta, occorre adattarsi alle nuove condizioni e le perdite in termini di morti in azione o dispersi in azione o feriti in azione salgono a livelli stratosferici. Clausewitz citerò più volte i suoi scritti. Il primo e l'ottavo libro sono da ritenersi completi per quello che Clausewitz stesso riteneva di aver scritto. Gli altri libri purtroppo sono incompleti e postumi. Mentre l'opera di Clausewitz è più ampia, impatta a livello strategico quanto nell'aspetto tattico, l'opera di Giomini è sicuramente di grande spunto, ma non supera il livello operazionale, ossia solo quando l'obiettivo è chiaro ed espressamente, in particolar modo solo per il dominio di terra. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.